e mi fa piacere rivedervi e sperando che sia per un ritorno alla normalità tutto questo. Tanto vi volevo informare che nei giorni scorsi abbiamo fatto il CDA, abbiamo il collegio sindacale ha constatato che è stato, come si dice, perfezionato l'aumento di capitale, è stata fatta la ricapitalizzazione. Come sapete, sono stati pagati gli stipendi di gennaio e febbraio, purtroppo in ritardo, però sono stati pagati. I dipendenti sono sempre stati regolarmente pagati, c'è ancora qualcuno in cassa integrazione e stiamo cercando di sistemare anche quello che siamo indietro con i fornitori per riportare il tutto alla normalità. E come ben sapete, cioè io sono a Siena per passione e comunque con le forze personali della mia azienda. Quindi in questo periodo è facile capire qualche difficoltà incontrata. E non è che sono stata latitante o che sono andata in ferie, chiaramente il lockdown ero bloccata da un'altra parte, però io in questi 2 mesi ho comunque sempre pensato al Siena. E farmi sentire, vedere senza avere cose concrete in mano, date certo cosa, mi sembrava fuori luogo. Ora a questo punto credo di aver sistemato abbastanza cose e quindi è il caso di fare il punto della situazione. Allora, in questo momento, visto che dalla Lega fino adesso fatti ce n'è pochi e sono tutte presupposizioni o proposte, o io divido un attimo le due cose. In questo momento la mia priorità è salvaguardare il Siena, dare continuità al Siena, iscriverlo al campionato quando ci diranno come si deve fare e mandare avanti la società. Questa è la priorità perché in questo momento dal lato campo è tutto fermo. Resta di fatto che se mi parlano di playoff seguendo il protocollo, io allora vorrei finire il campionato. Se devo seguire il protocollo come adesso, in questo momento, vorrei finire il campionato e non fare, però poi aspetteremo le decisioni e al momento decideremo cosa e come fare perché non sapendo, ripeto, per adesso sono state tutte proposte e chiacchiere, decisioni vere non ce ne sono ancora state. E in questo momento la mia priorità non è il campo perché è tutto fermo, ma è la parte burocratica e tutto il resto. Quali sono le condizioni? Con questo protocollo la vedo una cosa dura, ma non per il Siena, per il sistema in generale, perché già i playoff a invito secondo me non sono una cosa corretta. Vedremo quali sono le decisioni e quale protocollo bisogna seguire, quale valuterò al momento. Ho avuto questo momento di crisi, chiamiamola così, perché il coronavirus in effetti mi ha dato una mazzata niente male, visto che l'azienda, anche quello che tratta la mia azienda, ripeto, io lavoro con le mie forze e con le forze della mia azienda e se c'è la flessione l'azienda, per forza poi si ripercuote anche da questa Quindi parte. non è ancora certa che riesca a portare alla conclusione della stagione da quel punto di vista. No, certo che sì. No, la mia intenzione è di iscrivere al campionato, di chiudere la stagione, di fare tutto quello che devo fare per il Siena, chiaro. Quando mi daranno delle direttive precise, valuterò al momento, però la priorità mia è di mantenere il Siena. È passato sicuramente, secondo me, un messaggio sbagliato, perché il Siena non è fallito, non è in fallimento e non è. Infatti era solo per capire, Sì, forse la no, priorità appunto è quella sicuramente di sì. riuscire ad arrivare. Resta di fatto che io dal primo giorno ho sempre detto che se c'è qualcuno che vuol venire a dare una mano, ben venga, perché se riesco a fare uno, se siamo in due, magari riusciamo a fare due. È chiaro che cioè, il Covid il danno l'ha fatto e non sappiamo ancora in futuro come ripercuoterà. L'unica cosa, la mia priorità è garantire la continuità del Siena e di iscriverlo e di fare quello che devo fare, questo è poco ma sicuro. Lavoro con le mie aziende e fallire il Siena non sarebbe propriamente una bella cosa per me. È passato sto messaggio, ma vi assicuro che non è mai stata la mia intenzione di far fallire il Siena. E la dimostrazione è che comunque gli stipendi sono stati pagati, la ricapitalizzazione, vabbè, quella cosa lì è stata fatta. Mi piace, io non sono stata lontana da Siena per mia volontà,
ma per il blocco che c'è stato, ho sempre comunque lavorato per il Siena e per risolvere la situazione che mi si era creata. Di questo mi dispiace, io non ce l'ho con Siena, non ce l'ho con i tifosi, e non ce l'ho. Chiaro, in un momento di difficoltà, c'è chi mi ha appoggiato, chi invece ho visto ha voltato le spalle, chi ognuno, però poi, cioè, questo fa parte del gioco e purtroppo, cioè, io sono stata lontana perché chiaramente c'era il lockdown per tutti. Ripeto, io ho lavorato per il Siena, per dare la continuità al Siena e ho sempre lavorato per il Siena. È che parlare, farmi sentire, se non ho cose concrete da dire, e io credo di averlo dimostrato in questi anni, io parlo più con i fatti, cioè le parole hanno poco, preferisco i fatti e quindi quando ho cose certe da dire parlo, se non ce l'ho cose certe Sì. o Certo, date certe non le posso dire. Sto è lavorando anche in chiaro. quel senso, Ah, perché ok. chiaramente con questa, cioè se devo andare avanti da sola, probabilmente dovrò ridimensionare qualcosa, sempre che il coronavirus non mi permetta di ripartire alla grande, non posso prevedere il futuro, mi dicono che Sì. sono una strega, No, vabbè. ma non ho il futuro in mano. E quindi, cioè, se c'è qualcun altro, ripeto, se da sola riesco a fare uno e se qualcun altro viene con me posso fare due. Ho avuto sicuramente dei contatti come li ho avuti in passato, è chiaro che sono tutte, anche perché, ripeto, qui è passato un messaggio sbagliato, che il Siena è fallito, è come se le chiavi fossero in mano al comune, e non è così. E quindi il Siena c'è, c'ha i numeri di telefono, se qualcuno che mi telefoni tranquillamente, poi saranno valutate le cose. Ma quando nei comuni È c'è chiaro che il stato? Covid non ha danneggiato solo me. E quindi adesso è anche, cioè voglio dire, tutti stanno pensando prima all'azienda, che parliamoci chiaro, la Serie C non è un'azienda da utili, no? E quindi di solito chi ha la Serie C c'ha anche un'azienda alle spalle e quindi ci stiamo andando un po' tutti coi piedi di piombo. Io la cosa che mi sento di garantire è che il Siena non fallirà e che il Siena si iscriverà. Vedremo, Certo, certo. sarebbe stato bello poter finire il campionato, potercela giocare fino alla fine, anche se sicuramente i playoff sarebbero duri quest'anno, visto le squadre che ci sono. Però, cioè, se si gioca il campionato, io me la sarei giocata fino alla fine. Con tutto sto protocollo, ripeto, i playoff a invito, se saranno così o cosa, uno deve ponderare e fare delle valutazioni. Io, cioè, buttare soldi così, cioè, mi dispiacerebbe. Cosa, Noi quest'anno quest'anno, cioè, con la squadra che avevamo davanti, primi, cioè, su diretti non ci si poteva andare sicuro e quindi si è lavorato per tenere dei buoni playoff. Purtroppo si è interrotto tutto, non siamo potuti andare avanti e quindi non si sa come saremmo finiti. Comunque siamo nei primi cinque comunque in questo momento, che era l'obiettivo iniziale, diciamo. Cioè era palese che primi quest'anno era molto dura, no? O no? Col comune ho sempre avuto un buon rapporto e ci siamo sempre dati una mano e la cosa che mi è dispiaciuto del comune, ripeto, è passato un messaggio sbagliato e il comune ha ricevuto delle telefonate per la vendita del Siena. E il Siena è un'azienda a sé, esiste ancora, quindi non è il caso che chiamino il comune o il sindaco o l'assessore, perché comunque il Siena è ancora anche se è di riflesso pubblico, è comunque un'azienda privata e finché non è fallita il comune lo tengo informato, è stato il primo a essere informato del momento di difficoltà, però penso buoni, almeno se non mi sono persa qualcosa in questi 2 mesi che ho fatto di assenza, mi risulta, ho sentito l'assessore ancora ieri, quindi voglio dire, in questo momento è che il Siena si iscriva, che vada avanti e poi se riuscirà a fare un campionato di vertice, medio, sotto, ripeto, non ho la sfera e quindi col coronavirus è difficile poter fare un progetto futuro, ma parlo proprio a livello, a parte il calcio, di imprenditoria nazionale. Cioè, non sappiamo ancora bene quanto durerà, come sarà e cosa sarà. Beh, la Lega Pro non ha decisioni proprie. Si fa l'assemblea, ognuno dice la sua e in democrazia la maggioranza dice quello che vuole proporre.
poi purtroppo comandano dall'altra parte e dobbiamo accettare quello che arriva dall'altra parte. Per noi sicuramente era meglio bloccare il campionato, perché comunque, ripeto, la Lega Pro, la maggioranza sono famiglie con aziende familiari che le gestiscono. No, perché qui si è sentito tutto il contrario di tutto, quindi finché non esce e che dicono, io non mi sento di sbilanciarmi. Io personalmente, l'abbiamo già detto anche in Lega, sono anni che se ne parla, della defiscalizzazione, del semiprofessionismo, però lì, e siamo sempre lì, e sta allo Stato, al governo, a prendere delle decisioni in merito e non possiamo deciderlo noi, quindi non ci sono ancora i criteri di come la classifica in effetti è ferma da prima. Non ci sono ancora i criteri, non ho idea di cosa abbiano intenzione di fare. Ora, credo di avere un credito con quello che è successo 2 anni fa, che mi scappa anche da ridere. Ora la via 40 e 2 anni fa, perché c'ero io, cazzarola, un termine un po' così, passatemelo, l'hanno fatta a 19. Però, cioè, credo di avere un grosso credito, a prescindere da tutto, però siamo sempre lì. Finché non ci sono comunicati o norme precise, io da 2 mesi a questa parte so quante telefonate e messaggi ho avuto. È chiaro, sono tutti da cioè qualcuno l'ho già scremato a priori, parliamone, anche perché non è che funziona con una telefonata, cioè qui è una pratica e ci sono delle procedure da fare che non è che basta la telefonata e mi compro il Siena, è troppo facile. Non so cosa, purtroppo non voglio essere fraintesa, intanto vabbè, tanto quello che dico ognuno lo intende come vuole lo stesso, cioè la mia intenzione sarebbe di proseguire. Chiaro che se non si ritorna alla normalità e non si ritorna, potrebbe essere da ridimensionamento oppure da ingrandimento, cioè è difficile in questo momento, ragazzi, è veramente difficile. Ora non mi piace fare la vittima, ok, ma io vi assicuro che ho passato 2 mesi niente male, sono invecchiata, a parte i capelli bianchi, che quelli se non li tingi sono già bianchi. E io a Siena ho sempre cercato di fare il bene del Siena, ripeto, io sono qua per passione, non per interessi personali, anche se ho sentito di tutto arrivarmi alle orecchie, e quindi di questo mi dispiace, perché comunque ho sempre cercato di fare il bene. Mi dispiace, vabbè, qualcuno l'ho sempre avuto contro da sempre, qualcuno mi appoggia, mi ha sempre appoggiato e mi appoggia tuttora, ma aspettavo che in un momento di difficoltà, cioè, capito, di avere un incoraggiamento, e invece probabilmente qualcuno l'ha intesa male. Capisco anche il recente passato, che abbiano visto dei fantasmi, perché il passato è recente di quello che era successo, però ripeto, la situazione era totalmente diversa in quel caso, quindi andrà bene. Con la squadra ci siamo sempre tenuti in contatto, i ragazzi li devo solo che ringraziare, hanno dimostrato di essere persone serie e io ho dimostrato di essere seria, perché ho sempre lavorato per il prima possibile fare quello che dovevo fare. Ripeto, giocatori, staff sono stati pagati, l'aumento di capitale è stato fatto, i dipendenti sono sempre stati regolarmente pagati, adesso qualcuno in cassa integrazione, ora con i giocatori qualcuno farà i 2 mesi di cassa integrazione che ci hanno dato, con gli altri abbiamo rivisto il contratto, cioè voglio dire, mi sono venuti incontro con tutte loro, ma hanno sempre, cioè siamo sempre stati squadra con loro. Io sinceramente, se non si ripartisse, credo che sarei più contenta. Se devo ripartire e se devo fare il protocollo, vorrei giocarmi il campionato e non nei playoff a 2 a 3 o solo chi c'ha i soldi va, cioè non lo so, perché la classifica era ferma prima, a parte, cioè ancora da discutere, c'ho il deferimento, è ancora da discutere la cosa, quindi non lo so come si orienteranno o cosa penseranno di fare.
Però anche se ripartisse in formula di lotta il campionato, che so, le prime quattro fanno quel playoff, i due punti andrebbero comunque scalati a Siena, Casertana e Catania. Non lo so, presumibilmente sì, però ripeto, per quello io, cioè, anche quando si è preso i due punti, io pensavo di avere un campionato davanti, vinceremo una partita in più. E come potevo prevedere che si fermava tutto? Cioè, capito?